I giorni appunto passano, a questo punto cosa accadrà per i lavoratori? Guardi, abbiamo avuto un incontro la settimana scorsa in Confindustria. Ormai i passaggi si stanno quasi consumando del tutto, ne sono rimasti uno o due per chiudere la procedura. Diciamo che qualche passo in avanti l'abbiamo fatto. Siamo nella fase che l'azienda sta iniziando ad ascoltare le nostre richieste, come praticamente avevamo inizialmente proposto di utilizzare il metodo quello della pensione dei pensionabili che ci è stato accolto. In pratica abbiamo ottenuto con l'azienda, già sottoscritto in un primo verbale, che si inizierà a cercare in tutta la popolazione aziendale le persone pensionabili da qui ai 5 anni. Quindi questo ci consentirà in parte di ridurre il numero dei 130 lavoratori da salvare, perché come abbiamo sempre detto, a noi interessa salvare i posti di lavoro e rilanciare il sito di Catania. Ecco, Invece per chi rimane, quale prospettiva si apre? per chi rimane, in pratica abbiamo la necessità, e di questo la politica si dovrebbe far carico, perché abbiamo inoltrato nuovamente una richiesta al MISE. Cioè, in pratica la Regione Sicilia ha fatto la sua parte, diciamo, aprendo il tavolo all'Ufficio Provinciale del Lavoro. Adesso, nella fase successiva, abbiamo chiesto al Ministro Giorgetti di incontrarci, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Questo dovrebbe fare indignare i siciliani e soprattutto la classe politica siciliana, che comunque guarda con attenzione a questi partiti leghisti, perché mi dispiace dirlo, ho la netta sensazione che il ministro Giorgetti faccia il gioco delle tre carte, perché non capisco il motivo, su una vertenza così delicata e importante di un sito determinante per la Sicilia, non voglia, diciamo, convocarci per discutere di quello che sarà il piano industriale di questa grandissima azienda. E invece, caso al contrario, diciamo, nelle aziende del nord Italia, vedi Ascoli, continua, assumono 250 lavoratori, in altre aziende simili a Pfizer, continuano ad arrivare finanziamenti dello Stato, del governo. Dico, mi sembra alquanto strano, ho la netta sensazione, potrei anche sbagliarmi e me lo auguro, che ci sia più una politica nordista, nel senso che troppi interessi girano intorno a Pfizer e non ci credo che il governo, il ministro, il ministero, che sono diciamo, gli utenti più importanti di questa azienda, perché attraverso i farmaci li vendono attraverso le ASP, i vaccini e quant'altro, non abbiano un canale diretto per far uscire alla scoperta e far capire cosa stia succedendo in Pfizer, perché noi non abbiamo solo la preoccupazione dei 210 lavoratori, oggi 130, ma abbiamo la preoccupazione che da qui a 2 anni questo sito voglia fare altro, cioè questo sito andrà via da Catania. Ecco, infatti, per chi rimane attualmente, quali sono le prospettive che ci sono? Loro ci rassicurano, tirando fuori delle cifre per noi irrisorie, tipo i 26 milioni di euro di investimenti in 3 anni, che non credo che serviranno, diciamo, a granché. Poi, se non abbiamo, questo era il motivo dell'incontro che vogliamo fare al MISE, cioè noi vogliamo portare l'azienda davanti al Ministero per sottoscrivere un patto e far tirare fuori un piano industriale a lungo termine, perché ad oggi non l'abbiamo visto e non credo che ci sia. Quindi sostanzialmente chiedete delle certezze per evitare che questo sia il primo passo di una smobilitazione? Chiediamo chiaramente delle certezze, perché se no questo lavoro che stiamo facendo, ci stiamo litigando ogni giorno per salvare, diciamo, i posti, i 130 posti di lavoro, per poi ritrovarci fra un anno e mezzo, due, a parlare dei 600 lavoratori di tutto il sito. Mi sembra assurdo. Cioè, è fondamentale e importante discutere questa procedura, che è la prima, ma
Ma è chiaro che noi vogliamo capire cosa voglia fare l'azienda Pfizer Catania, cioè non è pensabile che stiamo discutendo di alcune figure, di alcuni posti di lavoro, quando poi fra un anno e mezzo o due, dalle previsioni che noi abbiamo, non ci sarà più discutere di nulla. Chiarissimo, ringraziamo Carmelo Giuffrida della UGL, noi ovviamente continueremo a seguire questa vertenza. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi.